Una volta Marina mi disse che ricordiamo solo quello che non è mai accaduto. Sarebbe trascorsa un'infinità di tempo prima che potessi comprendere quelle parole. Ma è meglio che cominci dall'inizio, che in questo caso è la fine. Nel maggio del 1980 sparì dal mondo per una settimana. Per 7 giorni e 7 notti nessuno seppe dov'ero finito. Amici, colleghi, insegnanti e persino la polizia si lanciarono alla ricerca di quel fuggiasco che alcuni credevano già morto o smarrito nelle strade malfamate della città in preda a un attacco di amnesia. Una settimana più tardi, un poliziotto in borghese credette di riconoscere quel ragazzo. La descrizione coincideva. Il sospetto vagava per la stazione Francia come un'anima in pena in una cattedrale fatta di nebbia e di ferro. La gente mi si avvicinò con aria da romanzo poliziesco. Mi chiese se mi chiamavo Oscar Drey e se ero io il ragazzo scomparso senza lasciare tracce dal collegio in cui studiava. Quel giorno il fantasma di Gaudí aveva scolpito nel cielo di Barcellona delle nubi impossibili su uno sfondo azzurro che accecava lo sguardo. Presi un taxi fino al collegio dove immaginavo mi attendesse un plotone d'esecuzione. Tutti custodiamo un segreto chiuso a chiave nella soffitta dell'anima. Questo è il mio.